Le chiamate ad abolire la monarchia sono state respinte in vista dell'inizio del giubileo di Platino, un tweet di Republic, il gruppo che si batte per sostituire il sovrano con un capo di Stato eletto, è stato criticato dagli utenti dei social media. Il post di Republic includeva un tweet di Buckingham Palace condiviso venerdì sera che mostrava la regina che esaminava cimeli e biglietti inviati per celebrare i giubilei passati. Republic lo ha ritwittato aggiungendo: non c'è niente di buono nel fatto che una persona occupi un ufficio pubblico per 70 anni. Cancelletto not another 70, cancelletto abolish the monarchy. Molti utenti dei social media hanno difeso la corona e la regina in risposta a questo tweet. 1. @Jimbo79A ha commentato: lo so, una cosa così terribile, accumulare un livello di esperienza che un capo di Stato eletto può solo sognare. Un altro, @Andrew17SC, profondamente critico nei confronti del tweet di Republic, ha scritto: è un po' triste come pensi che questo sia un argomento persuasivo contro la monarchia. Il fan reale @Urolmed ha detto: vai e abbaia nella natura selvaggia. Ancora un altro, @NKSalanglo ha scritto: sì c'è, se sono un buon leader. Rispondendo con una foto della regina scattata nel 1953 durante la sua incoronazione, @CrowningGlory_basso scrisse: non va bene, F**k fantastico. Siamo benedetti di avere come nostro capo di Stato Elisabetta II, per grazia di Dio del Regno Unito e dei suoi altri regni e territori, la regina, grazie a Dio, per averci concesso una Elizabeth. Non una serie di Blair, Johnson, Clinton o May. @Expat_Beagle_Oz ha anche detto: come osa, dedicare la maggior parte della sua vita al servizio pubblico. Altri utenti online hanno concordato con Republic e hanno chiesto l'elezione del capo di Stato britannico. @BritRepub ha affermato: ha il lavoro solo perché a nessun altro è stato permesso di candidarsi. Se lo fossero stati, non sarebbe stata inserita nella rosa dei candidati.